Ragazze, questo è un video dove sentirete degli strani, strani, strani rumori, ma sappiate che non è né perché ci sono i fantasmi né perché c'è il terremoto, ma perché c'è mia mamma che sta cucinando, quindi fate molta attenzione se sentite dei rumori, non vi spaventate, è solo lei in cucina che cucina, appunto. Ciao ragazze, bentornate nel mio canale, oggi un nuovo video. Questa è la seconda parte del video relativo ai prodotti finiti che io vi ho già caricato e che voi vedrete questo il giorno successivo, in quanto era troppo lungo, avevo paura di annoiarvi. Allora, questo è il video relativo ai prodotti finiti di make-up e nel mio sacchetto dei prodotti finiti ce ne sono sempre un bel po'. Ho terminato in particolar modo anche diversi prodottini per le unghie e poi vi racconterò il perché. Allora, partiamo subito con i prodotti make-up terminati. Ho terminato come primo il Make-up Fixer, questo qua di Kiko, e ragazze, io lo stra adoro. Non mi dilungo tanto perché su questo prodotto vi ho fatto un video review che ve lo lascio qui, quindi vi invito ad andare a vedere il video per sapere cosa ne penso di questo prodotto. Altro prodotto terminato è il gel trasparente della Essence, quello per le sopracciglia. Io ragazzi questo prodotto lo stra adoro veramente tantissimo. È già questa la seconda o la terza confezione che termino e ne ho già aperte un'altra. Lo trovo molto economico, molto funzionante, non mi fa diventare le sopracciglia lucide, mi durano veramente tutto 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 il giorno e non mi crea altri tipi di problemi, quindi un prodotto stra promosso. Ho poi terminato questa matita qua, che questa è della Kiko ed era dell'edizione limitata Dark Heroine. Ho deciso di cestinarla perché praticamente non scrive, cioè vedete, non scrive più e non si appunta neanche più da quanto è diventata piccola. Era una matita bicolore, aveva un turchese e un blu, che sono due colori che ho stra adorato. Comunque, cestino appunto perché è proprio finita. Quindi orgogliosa di me stessa per aver finito una matita agli occhi colorata. Yeah! Ho poi terminato questa BB Cream della Solution Diamond. Allora ragazzi, questa è una delle mie BB Cream preferite perché ha una texture molto leggera, però è coprente. Io in questo periodo non mi sto ancora truccando il viso quando si vado a lavorare. Tipo oggi non sono truccato, solamente passato un pochino di terra. Ma ovviamente la sera quando esco mi garba essere un pochino più truccata, ma senza andare a utilizzare un fondotinta vado appunto a utilizzare una BB cream bella 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 leggera e questa qui secondo me è l'ideale. Io acquisto la tonalità medium e per me è perfetta in questo periodo qua. Ecco, magari al mare sarebbe troppo troppo chiara, però per adesso è perfetta. Quindi ragazzi, un prodotto veramente stra promosso. Ho terminato poi altri tre prodottini di make-up e poi passiamo alle ciglia. Questa matita nera qua, e questa qua era il Kajal di Kiko dell'edizione limitata Bad Girl e mi è terminato per qui. Allora, questo Kajal ha una punta mega lunga, molto molto fine, che fino a un certo punto riusciamo ad appuntarla. Da un certo punto in poi non riusciamo ad appuntarla più. Quindi vedete, cioè rimane grossa e resta molto 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 difficile darla all'interno dell'occhio. Io ho cercato di utilizzarla un pochino con un pennellino, di prelevarla con un pennellino, però non mi viene un bel lavoro e quindi insomma la cestino, anche perché alla fine era quasi finito il prodotto. Facevo appunto per non andare a sprecare magari questa parte qua piccolina, che me la potrei aver utilizzato altre 10 volte al massimo e poi comunque l'avrei cestinata, quindi la cestino ora direttamente e via. Allora, ho poi terminato questo primer occhi, questo qua di Avon, e ragazzi anche di questo non mi dilungo tantissimo perché sapete che io veramente lo adoro. Per me è uno dei prodotti must have di Avon perché fa dorare veramente gli ombretti, anche i cruscrasi, veramente tutto 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 il giorno. Quindi è un prodotto che stra promuovo in pieno e che ho già riacquistato e quindi adesso appena termino
termino due primer occhi che ho aperti, l'andrò sicuramente a riutilizzare. Ho poi terminato questa qua che è la Mosaic Powder di Essence, che è la cipria, quella lì appunto tutta a mosaico, nella colorazione 01 Sun Kissed Beauty. Allora, come potete vedere, è totalmente terminata. E io questa qua l'ho utilizzata molto in estate, perché praticamente nel periodo che magari, essendo non trasparente ma un pochino colorata, l'andavo tipo a utilizzare anche la sera solo questa, senza andare a mettere magari né terra né altre cose, ma andavo a utilizzare solamente un pochettino di questa cipria. A me è piaciuta tantissimo perché, a differenza della cipria di Elf che mi andava a evidenziare tantissimo i pori in questa parte qua, con questa cipria qua, ragazze, io non vedevo niente, avevo un incarnato perfetto. Se guardate infatti le foto che vi ho pubblicato sia su Instagram che su Facebook la sera al mare, vedete che appunto la mia pelle è perfetta e andavo magari a passare solamente questa, quindi un prodotto stra promosso. Prodotto che sono costretta a cestinare è questa palettina della Easy Paris, e la cestino perché ve l'ho già bocciata questa palette, perché i colori sono bellissimi, cioè sono, guardate, bellissimi. Il problema è che sull'occhio non durano una cippa lippa, e anzi, se si vanno a mettere sopra ad un ombretto ci porta via anche l'ombretto. Quindi ho tentato di dargli un'altra possibilità utilizzandola quest'estate senza niente sotto, mettendo solo un primer, ma niente, entra nelle pieghette, entra nelle pieghe, vanno via brillantini, tutto. Mi dispiace tantissimo perché è molto molto bella come palette, però è inutile che la tengo lì, visto che l'ho pagata anche una bischierata, che appunto la tengo lì a marcire, e quando non la utilizzo più, quindi la cestino e via. Passiamo adesso, ragazze, ai prodottini delle unghie che ho terminato e barra cestino. Allora, il primo prodotto che ho terminato è questo nel Polish Remover di Essence, e questo qua è quello alla profumazione fragola e frutto della passione, acetone free. Allora, che dirvi, ha una profumazione veramente buona, fa lascia un profumino nell'aria stra buonissimo, e lo riacquisterò sicuramente. Adesso sto utilizzando quello della Sienna. Comunque, una volta terminato quello, andrò a ricomprare appunto questo qua di Essence, perché comunque, come vi ripeto, Lidl non ce l'ho vicino, mentre la Essence la trovo facilmente, è facilmente reperibile per le mie tasche. Ho poi terminato questo bibitone enorme e voi vi chiederete: ma che cos'è? Bene, questo è un asciuga smalto che si chiama Spray on Dryer della marca Clarissa Nails. Allora, io non so se questo marchio esiste ancora, perché io questo bibitone ce l'ho tipo da 7-8 anni, perché appunto facendomi il gel non lo andavo a utilizzare per asciugarmi lo smalto. Adesso che mi sono tolta il gel, praticamente ho bisogno appunto di un prodotto che mi aiuta ad asciugare lo smalto, e visto che non avevo trovato le goccioline di Essence, ho deciso di terminare questo, così lo cestino, che era una vita che stava in quello sportello. Mi è piaciuto, sì, anche se alla fine, diciamo, non è che asciugava lo smalto molto rapidamente come lo asciugava in passato, quindi praticamente. Quindi praticamente, secondo me, è perché appunto, anche se non ha mese di scadenza o quant'altro, se ne stava un pochettino. Allora, cestino poi questo prodotto qua, che sono le goccioline asciuga smalto di Debbie, e che per sfortuna della marca Debbie io boccio, perché non mi hanno aiutato per niente ad asciugare lo smalto. È un prodotto bocciatissimo. Io ne ho utilizzato una boccettina in 15 giorni, perché ne andavo a utilizzare un. Allora, facevo una passata, sembrava asciutto, poi andavo a sfregare il dito e lo smalto non era asciutto. Idem con tutti i tipi di smalto, e quindi vuol dire che non erano gli smalti che erano vecchi, ma erano proprio queste goccioline che non facevano al caso mio. L'ho terminata e non le ricomprerò sicuramente. Adesso vedo come mi trovo appunto con i prodotti finiti di sì, con le goccioline di Essence.
finire, ragazze, sono costretta a gettare 4 smalti. Allora, questo che è della Speed Dry più, che lo cestino perché è quasi del tutto terminato e tra l'altro dentro è diventato molto 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 colloso perché è vecchio, cioè se vedete fa i fili, è molto molto colloso, anche se comunque dentro non è che ce ne sia rimasto più di tanto, perché questo l'ho stra utilizzato da 3 anni a questa parte, sui piedi, sulle mani, ovunque, quindi lo cestino, ma questo non mi rimpiange il cuore. Altro smalto che cestino è questo qua di H&M, questo è il top coat trasparente, e lo cestino perché praticamente, ragazze, sono arrivata a utilizzarlo sull'unghie e mi ha iniziato a fare tutte le bollicine, il che secondo me significa che questo prodotto è vecchio, è svanito, e quindi lo cestino, anche perché appunto a 24 mesi dall'apertura è sicuramente di più che ce l'ho, e quindi insomma lo cestino perché appunto mi fa le bolle. Altro smalto che mi fa lo stesso effetto è questo smalto duochrome qua di Color Trend nel colore Varying Violet, e anche questo qui, ragazzi, è lo cestino perché, a parte che ora non mi sa più, ok, perché appunto è totalmente al suo interno, è diventata acqua, cioè è acqua, non colora neanche più, è acqua, e quindi insomma è inutile che me lo tengo lì a far brodo, lo butto e via. Bene ragazzi, allora questo è il mio video sui prodotti di make up e unghie terminato. Io spero vi sia piaciuto, vi mando un bacione enorme a tutti e al prossimo video. Ciao!